Calimera o calimezza. Battutina squallida che capiranno quei 3-4 tossici che negli anni 80 andavano al Cocorico e al Number One. Ah, nottata, pioggia, vento, finalmente è arrivata la mattina. Il sole è uscito, spero, il mare è ancora bello mosso, spero che non sia troppo mosso perché oggi alle 4:30 saliamo sul traghetto che da Gifio ci porta a Creta. Dobbiamo passare mezzogiorno a comprare, anche se è già stato prenotato, ma pagare il biglietto per il posto auto, invece per i nostri due posti è stato preso, e anche per i due pelosi 6 ore, quindi ci mette molto meno rispetto al traghetto che parte da Atene, che ce ne mette secondo me anche una decina se non di più. E arriveremo alle 11 e qualcosa a Creta, ho già trovato un parcheggio poco fuori, non arriviamo a Eraclea, ma arriviamo in un altro porto che sta a ovest dell'isola, non mi ricordo come si chiama, ho già trovato un parcheggino, quindi ci possiamo sbattere lì giusto a 3-4 km, come abbiamo fatto quando siamo arrivati qui in Grecia a Egumenizia. Siamo arrivati alle 10 di sera, parcheggino a 3 km e ci siamo scasciati lì. Ah, giornatina sì, spero, il tempo sembra migliore, il mare è mosso, noi siamo ben dormiti, ci siamo riposati, spero. Non dobbiamo fare grandi cose oggi se non mettere un po' di liquido anti-zecche sui due pelosi stamattina, che tanto saremo qua, in modo che stanno all'aperto, e basta, questo è, abbiamo fatto acqua, abbiamo fatto spesa, ci siamo fatti un po' di panozzi da portare in traghetto, e più o meno questa sarà la nostra giornata di mercoledì, sì, mercoledì. Vabbè, se vuoi vieni con noi e questa sera saremo a Creta. Bene, ho appena dato l'Advantix a tutti e due i pelosi, visto che comunque la mattinata la passeremo qua, dalle istruzioni bisogna che stiano almeno un paio d'ore fuori da casa, nel senso e che noi non li accarezziamo sul collo e sulla schiena dove abbiamo messo il liquidino. Abbiamo perso, porca di quella vacca, non riusciamo a trovarlo. Avevamo due di quelle forchettine verdi per togliere le zecche, perché con le pinzette è un delirio, perché devi tenere fermo il cane con la pinzetta, stringerlo, girarlo. Con l'olio non è che mi piace tantissimo farlo. Vediamo se riesco a costruirne una. Ho il coltello che mi è stato dato durante il corso di sopravvivenza. Se prendo, alla fine è una roba abbastanza semplice, cioè è uno stecchetto con due dentini che stringono, vanno intorno alla testa della zecca, giri. Vediamo se riesco a trovare un pezzettino di legno e farne un artigianale, perché di negozi per cani qua non c'è nessuno. E vorremmo almeno togliere, non so se mettendo l'Advantix cadono anche, Ziggy ne ha un paio nell'orecchio e sono abbastanza in profondità, nel senso non è facile lì con le pinzette. Vediamo se riesco a costruire questo spostazecche, vediamo, tanto loro sono lì tranquilli. Allora, qui nelle case all abusive, ho fatto ieri una foto. Soggiorno in Grecia, 4 notti, 5 giorni, all abusive, sono tutte ste roulotte, mi sembrano un bel po' abusive. Ho trovato un pezzettino di plastica, col coltello no, mi sa che è difficile, però ho qualcosa che mi ha regalato il mio amico Alessandro, il mio avvocato, fuori logo full timer, è una, come si chiama? Porca vacca, non so neanche come si chiama, un grinder, uno di quelle cose che con le puntine che fa tutte le, vabbè, adesso lo tiro fuori e ti faccio vedere cosa fa. E secondo me posso, c'ho anche il seghettino, le cose, posso modellare questo, poi la plastica la posso scaldare per
secondo me riesco a fare, facciamo anche business, le facciamo per i turisti che viaggiano e che non le trovano nei luoghi dove vanno. Business della Madonna, vendute a 160 euro l'una, facciamo i soldoni qua. I feel the sunshine in my heart. It's a good day to be in love. I feel the sunshine in my heart. Sunshine in my heart. It's a good day to be in love. Non sarà magari il massimo della perfezione, però per il lavoro che deve svolgere, secondo me va bene la forchettina, che adesso con lo scaldo, in modo da piegare la plastica e avere il manico verticale, e vediamo, dopo lo testiamo direttamente su Ziggy. Vabbè, qui siamo all'altezza di MacGyver 2.0, anche dello stesso colore, ho trovato un tubo di plastica verde più o meno uguale. E anche Ziggy, senza Zack, ne aveva una che era, si stava praticamente bevendo tutto il sangue, una roba, un bombolone. E adesso con l'Advantic, speriamo che, insomma, ce ne sono, siamo i primi marzo, ma con le temperature sicuramente più calde qua, ce ne sono tante. Siccome loro sono sempre in giro, ogni tanto anche a contatto con altri cani, magari randagi, bisogna tenerli sott'occhio. Va bene, e anche questa è fatta. Siamo arrivati su un isolotto del faro di Chifio, adesso tiro sul drone e faccio un giretto. Giornata splendida, ci sono due camperozzi qua alle mani, probabilmente anche loro si imbarcheranno per Creta. Uno di quelli, tra l'altro, l'abbiamo visto l'altro giorno in un paesino poco più a sud. E qui aspetteremo, abbiamo fatto e pagato i biglietti, totale 190 euro tra due persone, due cani e il mezzo, per solo andata, per arrivare a Creta. E cos'altro? Ci prepareremo i panozzi per il viaggio, organizziamo le cose per i cani, per avere una bottiglia d'acqua e la ciotolina per l'acqua, le bustine per raccogliere eventuali cacche. Più o meno queste sono le cose. Ci hanno chiesto i passaporti, quindi hanno registrato anche i cani col numero di passaporto, quindi è importante averlo, con tutte le vaccinazioni. Noi abbiamo anche l'esame del sangue, eccetera, eccetera. Quindi questo è più o meno per quanto riguarda questo video. Farò l'ultimissima ripresa mentre alle 4:30 lasciamo il porto peloponnesico e ci dirigiamo verso Creta, e dopodiché poi ci vediamo direttamente dall'isola.
Così iniziano le avventure a Creta dei prossimi 2 mesi, magari anche qualcosina di più. Io vado a godermi la vita, ma più che altro aspettare di arrivare a Creta. Ciao!